a tutti amici e benvenuti ancora una volta in casa di Dario. Oggi facciamo un secondo piatto dei calamari al profumo di limone, molto buoni. Allora, per questa ricetta sto utilizzando circa 500 grammi di calamari puliti, però, quindi saranno stati 800-900 grammi, del prezzemolo, del limone, del quale utilizzerò sia il succo che la scorza tritata, due spicchi d'aglio, del prezzemolo, mezzo bicchiere di vino bianco, 40 grammi di burro, pepe, sale e un cucchiaio di olio circa. Allora, procediamo subito. Mettiamo nella pentola il burro, così si squaglia, e un goccino di olio. Copriamo col magic cooker e lasciamo che si sciolga intanto. Predisponiamo due spicchiettini d'aglio, così appena comincia a scaldarsi il burro li metterò in padella. Allora, intanto ho fatto qui, ho già pulito naturalmente i calamari, ho tolto qui le parti delle ali, diciamo, e adesso li taglierò. Potrei tagliarli sia a metà e distenderli, però ho pensato di fare una cosa diversa, quindi li taglio come al solito, così. Fatti così ad anello e adesso gli facciamo una piccola sbordatura qua. Così. Allora metto l'aglio e mettiamo subito i calamari dentro. Copriamo subito col magic cooker e facciamo cuocere così per un paio di minuti. Due minuti passati, abbassiamo, vedete che si sono un po' gonfiati, alziamo un pochino la fiamma, adesso facciamo riprendere e sfumiamo con il vino bianco, ricopriamo. Lasciamo così a fuoco vivo per uno o due minuti. Bene. Allora, scopriamo di nuovo, aggiungiamo il pepe, saliamo, un pochino di prezzemolo subito, appena appena, la scorza del limone, e naturalmente il succo di limone. Una mischiatina, sempre a fiamma alta, ancora per un paio di minuti. Allora, abbassiamo tutto. A questo punto, piccola variazione, aggiungiamo un cucchiaio setacciato di amido di mais, così creiamo una certa cremina. Una girata, assaggiamo il sale, ancora un pochino, ancora prezzemolo, chiudiamo, fuoco medio. L'ultimo minuto, tempo scaduto, perfetto, spengo e come al solito lo lascio riposare un minutino qui. Ci siamo, oh, siamo pronti, schiatina, mettiamo nel piatto. Di sughino, prezzemolo rimasto,
lezione. E siamo pronti con la mia idea di secondo di oggi, di questi calamari freschi al profumo di limone, fatti in poco tempo con il nostro Magic Cooker. Grazie a tutti per avermi seguito, ci vediamo alla prossima ricetta. Non mancate! Ciao!